L'UNESCO nel 2021 dichiara i portici di Bologna patrimonio dell'umanità. Modestamente, io e i miei amici l'avevamo capito a 6 anni, quando sotto i portici giocavamo a nascondino. Non avremmo saputo dirlo, però lo sentivamo che quei 62 chilometri di portici rappresentano un caso unico di spazio intermedio fra dentro e fuori. Sotto i portici sei in strada, ma anche in casa. Sei fuori, ma sei dentro. All'aperto, ma col tetto sopra. Se piove non ti bagni, e se c'è il sole stai all'ombra. Ti senti protetto e circondato dal mistero allo stesso tempo. I portici sono l'origine della tradizionale socialità bolognese. In quel curioso mix tra mondo e casa è più facile conoscersi, chiacchierare, discutere, litigare, corteggiare. Il portico crea uno spazio naturalmente teatrale. I suoi giochi di luce sembrano sempre allestiti da un direttore della fotografia. Per questo fare belle foto sotto i portici è facilissimo. Ci riescono tutti. Nel 1100 a Bologna c'era la prima università del mondo. La gente, quindi, costruiva stanze sporgenti da affittare agli studenti. Ma ogni tanto le sporgenze crollavano. Si iniziarono a costruire colonne per tenerle su. Nel 1288 la città rese i portici obbligatori. I proprietari di case dovevano costruirli a loro spese sul proprio terreno. L'altezza minima era fissata per legge. Un uomo a cavallo, col cappello. I portici sono quindi uno spazio ibrido tra pubblico e privato. Hanno un proprietario, ma sono di tutti. Per regolare queste contraddizioni, nei secoli sono uscite centinaia di leggi che hanno definito un prototipo urbano di bene comune. Per questo i portici sono dappertutto. In centro, in periferia, in collina. Quindi grazie UNESCO per questo riconoscimento importantissimo. Però scusate, ho una critica. Perché nelle motivazioni non dite che con tutte quelle colonne i portici di Bologna sono il posto perfetto per giocare a nascondino? Bologna, Emilia-Romagna, Italia.